Cosa dire? Non voglio chiaramente condizionarvi, soltanto due cose fondamentali secondo me, poi ognuno di noi è parziale in quello che percepisce, soprattutto di quando la date, quello che per voi sia un operatore. Adorno e disadorno, mi viene da pensare. Perché? Perché spesso noi umani abbiamo la presunzione praticamente di arricchire con i nostri concetti, con la percezione di quello che abbiamo dell'esterno a noi, di abbellire le cose che proponiamo agli altri consigli. Allora, quando vedrete gente altrove, si vede un'ambientazione che è un'ambientazione conosciuta, è la nostra costa, il nostro mare. E mi viene da pensare ad un mare che è disadorno, ma non disadorno perché è povero di abbellimento, ma così essenzialmente bello come posto, che non bisogna aggiungerci niente. Allora, tutti i personaggi che vivono in quel luogo, la cosa interessante è quella, stanno proprio cercando un posto così essenziale, essenziale nelle linee, essenziale nelle forme, essenziale addirittura anche nei grigi, perché tutti i grigi sono in bianco e nero, essenziale nella ripresa, ed è addirittura, e si sente addirittura il profumo della salsedine, il profumo della salsedine, e anche proprio le tanarici salvastre d'Arse, ma per una citazione quasi banale di Gabriele Lanunzi. E la cosa bella qual è? Che comunque il regista, proprio perché cattura, diciamo cartone, appunto dire cattura, comunque usa le immagini vere, no? Attraverso praticamente la sua inquadratura, ci rimanda un luogo che ci sembra sconosciuto, no? Ma che conosciamo come ideale. È come se ci rinnovasse il rapporto praticamente con un luogo che ci appartiene, ma non l'abbiamo mai visto così. Quando secondo me un regista ci dà questa possibilità di rinnovare il rapporto con un luogo, vuol dire che è stato bravo, ha avuto la sensibilità per catturare gli elementi essenziali e quindi rimandarci il meglio di quel posto. I personaggi sono straordinari, c'è una fatta da lei, questa signora che a un certo punto va in cerca di una persona altrove che va in cerca di un uomo altrove, di un uomo altrove o poco comune probabilmente la sua storia personale, no? Un uomo autentico, il meno mistificato possibile, e quando praticamente lo cerca, ha intuito che forse bisogna che scenda dall'autobus in quel luogo, non aggiungo nient'altro, probabilmente ad un certo punto dice, beh, se io dovessi rientrare nell'armonia del tutto, forse questo è il luogo ideale, però non aggiungo nient'altro, poi magari ne parliamo, va bene? Perché con la ciotto, spesso io non penso che si deve parlare, lui, così come dicevano i nativi americani, ho paura, della macchina di ripresa, ho paura praticamente della macchina fotografica, perché se tu catturi la mia immagine, catturi anche la mia anima. Io i nativi ci credevo, perché l'immagine corrispondeva effettivamente allo stato d'animo, alla personalità di ognuno. Oggigiorno, siccome siamo dei corrotti tutti, in che senso corrotti? Siccome noi viviamo ovviamente in una società fortemente ipocrita, che deve migliorare attraverso le maschere sociali, questo è il vero vero, no? Loro che erano autentici davvero si sentivano catturati attraverso l'immagine, come se praticamente catturassero anche la loro anima. Roberto praticamente cerca di fare questo, ma con molto rispetto, con molta delicatezza, perché ha bisogno di vicinanza alla realtà delle cose, no? Quindi non vuole praticamente fornire chissà quale filtro o infonderci dei pregiudizi. E dice che praticamente lui usa il bianco e il nero perché è come se catturasse meglio tutto quello che c'è di buono nell'immagine, no? Più che i colori. E io vorrei aggiungere, così come quando praticamente noi ci vediamo dei colori, ma la giornata è assolata, no? E tutta la gamma di verde presente in un bosco non riusciamo a vederlo. Perché? Perché praticamente una definizione morbida non c'è. Ecco, lui cerca anche nelle situazioni più esasperate, che sembra addirittura solarizzare, cerca invece di tirar fuori il meglio, come se rischiarasse praticamente il luogo con la luce di una candela, per vedere fino in fondo, nei chiaroscuri, anche il minimo dettaglio. E questa è la sua poetica nel primo film. Nel secondo film Sandali è esattamente il contrario. Quello che dicevo che era disadorno, ma nel senso positivo, perché essenzialmente è bello, invece è adorno ed è fortemente ricco, quasi barocco invece il Sandali. Ma questo perché?
perché i luoghi sono straordinariamente belli, pieni di vegetazione, floridi, no? E fanno da contrappeso invece alla miseria umana, alla miseria di un padre che praticamente non riesce ad avere con la figlia un rapporto adeguato e non voglio aggiungere nient'altro. Ed è paradossale questo in Sant'Ali, no? Che si vedono praticamente persone rifiuto o rifiuti, no? E invece tutto il circostante che dà il meglio di sé, no? Come a sostenerle probabilmente la, più che la vita, un rinnovamento della vita, un rinnovamento possibile. Però non voglio aggiungere nient'altro. Ecco, il disadorno da una parte e l'adorno da quell'altra, però private questi due concetti del filtro umano. E vedete invece come cose che appartengono già alla natura dei luoghi. Non voglio aggiungere nient'altro, poi magari ne parliamo.